Con Matteo Laguni, uno degli organizzatori della terza edizione del Festival di cortometraggi Sentiero Film Factory, a Firenze dal 12 al 17 settembre 2023. Ben trovato. Ciao, bentrovati a tutti. Il Raccontaci di questa esperienza. Sentiero Film Factory è giunto alla terza edizione, quindi siamo molto felici. Sta diventando maggiorenne, anche se non ha 18 anni, ma già 3 anni per un festival indipendente sono difficili da portare avanti. Siamo un festival dedicato al cortometraggio, siamo il più grande, il più formato a Firenze, in Toscana, per cui procediamo in questa direzione. Siamo molto specializzati per gli addetti ai lavori, infatti abbiamo molti contest all'interno del festival dedicati ai giovani autori, ai nuovi autori, ai nuovi progetti, però siamo anche intrattenimento e promozione. Infatti tutti i cortometraggi che proiettiamo sono fruibili da chiunque, dai bambini ai più anziani, quindi riusciamo a coprire un pubblico molto vasto. Quest'anno in particolare abbiamo confermato i giorni, la location, che per noi è molto importante. Noi siamo legatissimi al quartiere Sanfrediano, abbiamo iniziato lì con una residenza artistica nel 2018 e negli anni abbiamo confermato, variando la location, comunque questo rapporto col quartiere Sanfrediano, gli abitanti, ma soprattutto anche gli spazi. Il nostro spazio principale è il chiostro Tuar, che si trova alla biblioteca Tuar in Piazza Tasso. L'altro spazio è subito accanto all'ex convento, la sala dell'ex convento delle Leopoldine, e poi saremo anche alla libreria L'Ornitorinco e al Circolo Aurora, che molti conosceranno, sempre in Piazza Tasso. Com'era iniziato tutto? Noi siamo giovani produttori cinematografici, concentrati molto sul cortometraggio, ma soprattutto concentrati sul cortometraggio con la stessa dignità del lungometraggio. E pensiamo che l'unico modo sia insegnare al pubblico, non solo quello degli addetti ai lavori, ma anche al pubblico misto, che cos'è un cortometraggio, la qualità del cortometraggio e l'importanza dei messaggi che un cortometraggio può portare. Per cui abbiamo deciso di aprire un festival, sempre senza dimenticare da dove veniamo, quindi tutto il comparto produttivo. Quindi offrire, oltre che semplicemente proiezioni, offrire attività di sviluppo, industry, con inviti di enti come Toscana Film Commission, Calabria Film Commission, ci siamo aperti a tutta Italia. Quindi il festival è stato creato per una necessità, la necessità di sentirsi rappresentati nel luogo dove noi lavoriamo e offrire questa possibilità soprattutto ai giovani che si affacciano a questo mondo che è molto difficile, insomma. Quanti sono i titoli presentati e com'è stata la scelta artistica? I titoli sono in tutto 30, divisi per corti internazionali, corti delle scuole di cinema e corti messicani. Su quest'ultimo faccio un appunto: ogni anno noi dedichiamo una sezione a un paese non italiano. L'anno scorso era capitato ai paesi baltici, quest'anno invece il Messico. Infatti siamo in collaborazione con El Predos Mundos, altro festival fiorentino dedicato alla cinematografia iberoamericana. La selezione si basa su cortometraggi internazionali senza guardare il pedigree, nel senso che noi cerchiamo di non selezionare solo quei cortometraggi che già hanno vinto festival grandi come gli Oscar o come i BAFTA, ma cerchiamo di avere una linea quanto più basata sulla qualità. E non abbiamo cortometraggi di genere, quindi non abbiamo per esempio gli horror, ma non per scelta, ma perché pensiamo che ci siano festival di categoria molto più abituati a fruire anche questi tipo di cortometraggio. I nostri cortometraggi coprono film d'autore o qualcosa anche thriller o qualcosa anche assolutamente di fantastico, ci sono alcune animazioni, insomma è molto vasto il panorama dei corti in concorso. Abbiamo corti che vengono dalla Nuova Zelanda, dall'Islanda, dalla Francia, molti dall'Italia per fortuna e non è una cosa così abituale perché in Italia non c'è una grande attenzione al cortometraggio e quindi rischia spesso di essere in svantaggio rispetto ad altri paesi sulla qualità dei corti prodotti. E invece quest'anno abbiamo una grossa rappresentativa italiana. Ci saranno registi e registe a presentare i propri lavori? Di alcuni lavori ci saranno registi e registi, in particolare abbiamo una giornata nuova che si chiama Guerriglia Cinema, dedicata a quei corti che hanno meno disponibilità economica, perché una cosa che succede spesso ai festival, soprattutto dei cortometraggi, essendo tutte opere indipendenti, spesso vengono messe a paragone opere che hanno budget giganteschi, anche 100.000-200.000 euro, e opere che hanno invece budget come 1.000 euro o anche 500 euro. Per questo motivo abbiamo scelto, sempre valutando la
la qualità dei progetti, di dedicare una giornata intera a questo tipo di cinema, dove saranno presenti per ogni corto proiettato non solo i registi ma anche le produzioni. Quindi quella sarà proprio una giornata in cui anche lo spettatore potrà conoscere dietro le quinte chi fa cinema, come si fa il cinema, una giornata quasi interattiva ma fatta da persone, insomma. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Su tutti i nostri profili Instagram, che sono tutti trovabili con Sentiero Film Factory, tutto attaccato sia su Instagram e su Facebook. Poi c'è il sito www.sentierofilmfactory.com. Aggiungo che abbiamo tutti gli ingressi gratuiti in tutte le location, in tutti gli eventi, tranne un tipo di evento che è molto importante, mi piace ricordarlo per chi ama o chi non conosce Firenze o chi conosce Firenze e la vuole esplorare. Abbiamo questa collaborazione da sempre con le ragazze di San Frediano, che sono due guide turistiche che quest'anno hanno creato un percorso su tutti i cinema dell'Oltrarno, che ormai non ci sono più, l'Oltrarno fiorentino, e faranno un percorso a raccontare la storia di questi cinema ormai chiusi. Per questo tipo di evento bisogna prenotarsi scrivendo una mail a sentiero@gmail.com. Trovate tutti i riferimenti di questo tipo di evento sul programma, sia su Instagram che su Facebook. Terza edizione del Festival di Cortometraggi Sentiero Film Factory a Firenze dal 12 al 17 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno degli organizzatori, Matteo Laguni. A presto! A presto, grazie mille!